Crop circles in the carpet, sinking feeling. Hide and seek. Ma cosa siamo diventati? E soprattutto perché? Non eravamo mai stati così, nemmeno nei tempi più bui. Manifestare contro l'arrivo dei Rom in un centro di accoglienza a Torre Maura e arrivare a rovesciare il pane, che era destinato loro, e poi calpestarlo e inveire e gridare che muoiano tutti di fame, non può essere semplicemente l'effetto di un virus disumano contagioso. Ben trovati a tutti. Questa volta siamo tornati in studio e ho voluto iniziare con queste parole di Tonio Dell'Oglio, carissimo amico, presidente della Pro Civitate Cristiana di Assisi, già coordinatore nazionale di Pax Christi, e lui che sul sito di Mosaico di Pace, Mosaico dei Giorni, il 3 aprile scriveva queste parole, proprio commentando quei fatti che forse abbiamo visto in televisione e noi, direi ancora di più, come non di solo pane, non possiamo nascondere l'indignazione nel vedere il pane calpestato e la gente che grida che muoiano tutti di fame. Quanta tristezza nel constatare che se oggi nei motori di ricerca si digita Torre Maura, scrive sempre Tonio Dell'Oglio, appaiono solo le notizie delle manifestazioni, quelle appunto che dicevamo. Quanto sarebbe bello che parrocchie, centri sociali, associazioni, organizzazioni di cittadini, condomini e vicini di casa promuovessero oggi stesso un'altra manifestazione, non contro una categoria di persone, etnia, razza, gruppo sociale, ma per tutte le persone senza esclusione. Senza esclusione. Sarebbe bello domani digitare sui motori di ricerca Torre Maura e leggere di una festa di famiglia, quella umana. Ecco, credo davvero sia una brutta pagina della nostra storia e ci dice il livello di degenerazione, di violenza verbale e poi non solo, arrivare a pestare sotto i piedi il pane è un livello che non richiede più commenti. E poi quando si dice che muoiono di fame o qualcuno che dice bruciamoli vivi, bruciateli vivi, di fronte ai Rom, come non ricordare i forni crematori, Auschwitz, Dachau e le deportazioni di ebrei, ma anche di Rom, di omosessuali, di dissidenti, eccetera. Sembravano pagine cancellate, o meglio, rimaste scritte, qualche volta anche cancellate dalla memoria, purtroppo, e forse quando non si ricorda bene il passato ritorna di triste attualità. Ma poi ritorniamo a parlare di queste cose, ma sembra bello sottolineare che lì, in quella confusione di violenza, un ragazzo giovane di 15 anni, e mi veniva in mente quella pagina del Vangelo dove c'erano 5.000 persone e c'era un ragazzo più o meno della sua età che aveva pochi pani e pochi pesci. Lui ha contribuito nel Vangelo a moltiplicarli, a realizzare quel miracolo. E anche qui questo ragazzo di fatto ha spezzato quella catena di violenza che c'era quando i violenti di Casa Pound, eccetera, dicevano bruciateli vivi, e questo Simone, 15 anni, cuore e cervello maturi al punto da capire dove sta la verità. Questa gente, dice questo ragazzo, è trattata come merce, nessuno deve essere lasciato indietro. È sempre la stessa cosa, quando ti svaligia la casa un Rom, tutti dobbiamo andargli contro. Se lo fa un italiano, allora stiamo tutti zitti. Si va sempre contro la minoranza, a me non sta bene, dice questo ragazzo. E Casa Pound gli risponde, cercando di sminuirlo, sei uno su 100, solo tu pensi queste cose. E il ragazzo risponde,
almeno io penso. Ecco, credo che sia una bella risposta di un giovane che ci dice l'alternativa a questo è cominciare a pensare. E allora cambiamo, ritorniamo su uno scenario bello in movimento, ci chiede la linea il nostro Don Angelo perché è in pullman con i suoi alunni, gli diamo la linea così ci racconta lui da dove sta arrivando e dove sono andati. A te Don Angelo. Caro Don Renato, grazie per la linea, mi trovo in condizioni precarie, sono sul pullman, sto tornando da 3 giorni di gita scolastica con gli alunni della quinta ALSA del Cobianchi che vedi qui dietro di me. Salutate i nostri telespettatori, che a migliaia ci seguono, milioni, miliardi, e abbiamo visitato la città di Monaco di Baviera, abbiamo conosciuto un po' questa terra particolare che è la Baviera, terra di tradizioni contadine, terra ricca della Germania. Terra anche che vede la profondità della spiritualità, perché è una terra che già il nome stesso Monaco deriva da, appunto dai monaci, e quindi è stata anche un'occasione per entrare in questa dinamica di regione particolare, di nazione particolare, e per loro l'ultimo sprint prima della maturità. Nel nostro itinerario abbiamo anche visitato il campo di concentramento di Dachau, accanto a me ci sono Marco e Fiorenza che, così a nome degli altri, ci diranno un pochettino le loro sensazioni. Partiamo da Fiorenza, mentre chiedo all'operatore di venire un po' più vicino. Fiorenza, che sensazione hai avuto visitando il campo di concentramento di Dachau? Sicuramente è stato molto significativo vivere di persona quello che si vede nei documentari e che si legge nei libri di storia. È stato forte partecipare anche emotivamente a quello che poi alla fine è stata la storia di un popolo. E secondo me la parte più forte è stato il forno crematorio, perché cioè, c'erano proprio le barelle dove si vedevano che gli uomini venivano messi a bruciare, Una è stato sì, sensazione tremenda. particolare. Marco, tu invece che cosa hai recepito in quel luogo? Che sensazione ti ha dato? È davvero impressionante anche perché non sono passati secoli, ma solo 70 anni e ritrovarsi lì dentro, comunque anche solo con l'immaginazione ti ritrovi comunque in una sei lo vivi per quel poco e sei triste in quel lo vivi In quel frangente. È chiaro che adesso questa intervista fatta sul pullman è un po' così, Dorenato, e per chi ci segue da casa capiamo con dei limiti, ma l'abbiamo voluto condividere delle sensazioni soprattutto con questi ragazzi, 18-19 anni, che sono il presente e il futuro anche del nostro paese. Spetterà loro non solo avere la memoria che certe cose non vadano ripetute, ma insegnare anche a tutti gli altri in che modo camminare, cercando di scoprire che fra tutti gli esseri umani dovremmo camminare nella fratellanza, sapendo che ci sono diversità, sapendo che siamo ognuno diversi dall'altro, sapendo che ci sono culture, modi di vivere e di pensare diversi, ma l'essere umano ci dovrebbe accomunare e come tale anche essere in grado di vivere meglio questa situazione. Pronti per la maturità? Prontissimo. E voi siete pronti per la maturità? Sì! E con questo entusiasmo giovanile ti ridò la linea a Don Renato. Ciao! Scendiamo dal pullman di Don Angelo, lo ringraziamo, ringraziamo i suoi ragazzi e ragazze che si preparano alla maturità, che ci portano sempre un vento di vita, belle persone che studiano, pensano e allora ricordiamo anche tutti i ragazzi che, anche se in questi giorni piove, nevica, hanno il pensiero allo studio, si preparano alcuni alla maturità e quindi in bocca al lupo anche a loro e a Don Angelo che è sempre in mezzo loro. Ma ritornando su quello che dicevamo, il clima che viviamo oggi lo viviamo in tanti modi. Pensiamo alla legge appena approvata sulla legittima difesa, scrive proprio il presidente di Pascristi. Lo scriveva poco prima dell'approvazione, è stata approvata il 28 marzo. Non abbiamo bisogno di leggi che promuovano la paura. Voglio ribadire, penso con me tutta Pascristi, dice Monsignor Ricchiuti, presidente di Pascristi, questa legge sulla legittima difesa è pericolosa, inutile e assurda. Si corre il rischio reale di fare aumentare il numero di armi in circolazione e il loro sempre più facile utilizzo. È giuridicamente e incostituzionalmente
inaccettabile, assurda, contraria allo Stato di diritto, alla gerarchia dei valori e dei beni, alla giusta proporzionalità tra beni minacciati e beni offesi. Non fa che aumentare la paura e la convinzione che è possibile farsi giustizia da soli, anche senza processo. Come Pax Christi abbiamo ospitato in Italia lo scorso mese di ottobre Zion Kelly, uno dei tantissimi giovani studenti USA, scesi in piazza il 14 marzo 2018 per dire basta, per protestare a voce alta contro l'uso delle armi delle scuole, contro la loro vendita fuori controllo. Mi auguro che i senatori ci ripensino e blocchino questa difesa, questa legge. In realtà questa legge è stata approvata e io credo che sia davvero preoccupante, perché passa l'idea, la difesa è sempre legittima, se uno entra in casa mia sparo, e questo ci deve fare riflettere sugli anni, sui secoli di studio del diritto, no? Il pensare che un'arma sotto il cuscino risolva, qualcuno arriverà a proporre la pena di morte, dimenticando per esempio che adesso i reati e gli omicidi sono in diminuzione, sono molto di più i morti uccisi durante la caccia, ma non si dice niente contro la caccia. E se pensiamo che alle tante donne, se non sbaglio dall'inizio del 2019, una ventina di donne, il numero esatto non lo so, 20 donne sono state uccise dal loro compagno, ex marito, ex fidanzato, e molti di questi avevano regolarmente un porto d'armi. Che società vogliamo? Dove stiamo andando? E la stessa cosa vale anche per questi giorni, che è l'anniversario della nascita della NATO, che non è l'ONU, ma è il braccio armato. La NATO, l'Alleanza Atlantica, con i suoi progetti di morte, festeggiare 70 anni della NATO, scrive sempre su Famiglia Cristiana della scorsa settimana il presidente di Pax Christi: non mi sento di fare gli auguri di buon compleanno in una realtà dove prevale la logica della guerra e del nemico. Quello che succede a livello personale succede a livello internazionale. Trump dice bisogna spendere di più per le armi. Noi qui abbiamo gli F-35, poi abbiamo le basi con le bombe nucleari a Ghedi, l'aumento delle armi, sia leggere, pistole e fucili, sia le grandi armi pesanti o gli aerei che trasportano le bombe, sono in un progetto più grande di noi. E questo, dice il presidente di Pax Christi, non lo condividiamo, è un retaggio del passato, bisogna dare più potere alle Nazioni Unite, ma anche, lui dice, credo che questi temi, quelli della pace, della non violenza, della condanna della guerra, debbano entrare di più nella nostra pastorale, nella catechesi e nella predicazione. Chissà che la Quaresima non chieda anche di convertirci in questo. E allora, in questo orizzonte fatto di violenza e di guerra, non possiamo dimenticare anche l'Europa. Qualcuno dice buttiamola giù, facciamo i muri, e c'è un'attesa preoccupante anche di una nuova Europa. E allora vi segnalo l'incontro promosso dal Centro Menotti questo sabato 6 aprile alle ore 16:30 presso il chiostro della famiglia studenti, diciamo conosciuta così, il chiostro Sala Rosmini, 16:30 sabato 6 aprile, ricostruiamo la politica, orientarsi in tempi di populismi, dialogano Francesco Occhetta, redazione Civiltà Cattolica, e Giannino Piana, docente di etica cristiana dell'Università di Urbino e anche un nostro carissimo amico. Credo che sia scaduto il tempo a nostra disposizione. Vi saluto anche a nome di Don Angelo. Ci vediamo la settimana prossima. Sinking feel.